massimo risultato col minimo sforzo per il Pisa che batte 1-0 il Como. Andiamo a vedere i 90 secondi di sintesi con questa rete annullata. Dopo 35 secondi Favasuli per Strizzola, fuori gioco, gol annullato. Poi il Como a protestare al 22esimo per questo dubbio fallo in area di rigore. L'arbitro lascia correre. Al 23esimo Lewandowski, punizione dai 30 metri, parata di Pugliesi in calcio d'angolo. Poi l'arbitro sospende la partita per 20 minuti a causa di un guasto al sistema elettrico dell'Arena Garibaldi che ha causato un calo di tensione all'illuminazione del campo. Si riprende al 35esimo tiro di Ardito, Pugliesi para a terra, facile per lui. Quindi il corner di Tremolada, poi Berardocco in mezzo, Buscaroli, gol e la rete dell'1-0 del Pisa che deciderà l'incontro. Secondo tempo con una punizione di Tremolada al 7° minuto, alta, alto anche il colpo di testa di Odella, sempre su punizione di Tremolada. Quindi parata di Pugliesi su Lewandowski, disimpegno di Benedetti, il tiro al volo parato centralmente da Pugliesi. Quindi Strizzolo, dopo essersi fatto due avversari, calcia fuori, quindi punizione nel recupero ancora di Lewandowski, alta. Quindi ultimo sussulto con Strizzolo che su assist di Favasuli colpisce alto di testa. Gara che finisce così 1-0, esulta il Pisa, sempre più in alto in classifica.